aspetta, no, aspetta, non essere invadente. Abbiamo appuntamento con... lo stronzo! Non ci faccia caso, no, con il dottore per il finanziamento... Limone. Sì, il dottore è un attimo occupato con delle clienti. Se vi accomodate, vi riceverà subito. Allora, signorina Belfighino, Belfondino, mi perdoni, mi scusi. Noi della Super Master Credit Finanziarissima siamo sempre disponibili quando si tratta di belle idee. Di cosa avrebbe bisogno? Volevamo aprire una selferia. Ah, una selferia! In che senso, scusi? Beh, è un negozio dove le tipe brutte vengono per farsi le foto con noi fighe per avere più like sui social. Ah, brave! Che brave! Che brave! Minchia che ambo sulla ruota di Fregna! E quanti chili di minne? Altro che selferia! Dovete aprire una tettoteca! Abbiamo anche già il nome. Fottiamo! Mi hai capito l'amica di Rovazzi? Non si fa problemi a chiedere i cazzi. Ma cosa dice? Ma guarda che io non sono quel tipo di uomo che approfitta delle situazioni. Nome fottiamo, l'abbiamo inventato noi. Fot ti amo, foto ti amo. Minchia che disagio. Ah, le foto, certo, il nome. Le foto, fottiamo, certo. Ma siete geniali, oh! Ma perché non aprite anche uno scopami? Oh. Vendita di scopa a Milano. Scusi, ma lei chi è? Ma come si permette? Ma si faccia... I cazzi suoi! Capo di cazzo, che velocità, nonno. E chi sei? Cazzinen. C'hai proprio la Formula 1 della battuta ignorante, proprio. Mi perdoni, signorina Belfighino. Belfondino, scusi ancora. Mi perdoni anche lei, signorina Perizoma, Bellinzona. Tanto per cominciare a istruire la pratica, di quali garanzie disponete per il prestito? Ho una cifra di trucchi. Sì, per far sparire i cazzi. Dai, sei maga, fai i trucchi, fai i trucchi. Shh. Bene, è un po' poco, devo essere sincero, ma per il momento... ce lo faremo bastare. Grazie, gentilissimo. Ci facciamo un selfie? Ma certo, ci mancherebbe. Prego, prego. Mamma mia, quanto fai schifo. Prego. Questo è più viscido di mio zio Mino, quello che per una fica si è accoltellato il cugino. Fottiamo! Oh, no, no. Non mi fa far figure di merda col pompelmo con la barba, eh? Mi raccomando, non parlare, non dire niente, ci penso io, faccio io, ok? Vaffanculo, merda! Appunto. Che spettacolo. Minchia che duo. E chi siete? Ficarra e Ficona. Zero proprio tu, eh? Sai che cazzo stai pensando? Oh! Fottiamo! Ah, che bello, il nostro primo cliente! Dimmi tu che tipo sei, preferisci Insta, Face, Snap? Anal e Oral vanno benissimo, io sono per il classico! Prego, avanti il prossimo! Dai, che tocca a noi, dai, dai, ripigliati, vieni, via, via! Prego, come posso aiutarvi? Mi serve un deca! Devo chiudere delle storie, garantisce mio nonno con la pensione! Un deca? Chiudere delle storie? Ma tu pensa di essere al bar con un... Coglione! Ecco, ma... A posto. No, non ci faccia caso. Mio nonno è tutto stronzo dal 1986 per colpa di una pera. Allergia? No, no, overdose. Poi c'ha una leggera sindrome che finisce sempre le frasi con le parolacce. Vabbè, lei garantirebbe per suo nipote? Suca mappamondo! Ah, ho capito. Il meccanismo. Mi perdoni, ma senza garanzie non posso darle un... Cazzo! Ecco, appunto. Allora mi levo dai... Coglioni! Ecco, e mo sono cazzi. Mi spiace per la giornata di... Di merda! Si figuri! Stronzo! Ma si figuri lei! Anzi, se ha ancora bisogno di me, non esiti a farmi un... No!
Facciamo che ci arrangiamo. Mi scusi, e per il denaro? Farò la mossa del meridionale. E cioè? Torna a casa e inizia a spacciare. Spacciare? Minchia, che personaggio! Hai capito che tempismo che c'è il nonno? Io spaccio e lui si fa. Vieni, nonno!